Iniziare la mia giornata di lavoro con l'inaugurazione di una struttura storica che fa parte della realtà di Palermo, della gioventù di molti di noi, ristrutturata grazie alla regione, grazie alle istituzioni, grazie al comune, in favore dei ragazzi che sono la struttura portante della società del domani, credo che rispecchi quello che è l'impegno istituzionale di noi che lavoriamo. Noi lavoriamo intensamente, quotidianamente nell'interesse dei siciliani, ci teniamo lontani da forme di polemica stucchevoli che non ci appartengono e non ci distraggono da quello che è l'impegno intenso per fare in modo che la Sicilia cresca e sta crescendo per fortuna, i dati economici ce lo danno, aumenta l'occupazione, aumentano le entrate fiscali, stiamo attuando delle riforme importanti, stiamo lavorando in silenzio senza passerelle. Questa non è una passerella, sono qui perché oggi è una giornata storica per i ragazzi, per la città di Palermo, per le istituzioni. Io andavo al Cannizzaro e mia moglie a Garibaldi, quindi mi ricorda tanti pezzi della mia gioventù, anche le storiche partite di pallavolo che si celebravano dentro la palestra, gli scontri epici tra il Cannizzaro e il Garibaldi. Quella è una bella storia, una storia che si continua a ripetere con una nuova gioventù e noi anziani che facciamo di tutto per fare in modo che queste strutture vengano restituite ai giovani perché credano in un futuro migliore. Ancora una volta il governo Schifani dà una grande risposta alla Sicilia. Oggi, grazie al teamwork, al lavoro di squadra, restituiamo alla città e soprattutto agli studenti un luogo meraviglioso. Abbiamo dato una risposta in termini di sicurezza agli studenti. Il mio più vivo applauso va alla sovrintendenza che ha lavorato senza soluzione di continuità, come sempre, per dare risposte al territorio. Abbiamo realizzato delle aule didattiche molto tecnologiche, proprio con un'immagine, diciamo, di un restauro di una scuola outdoor, quindi con un tipo di insegnamento fatto all'esterno, motivo per cui nella riqualificazione di tutto il giardino, che è un giardino storico, abbiamo affrontato anche percorsi di restauro proprio per la fruizione da parte dei ragazzi, riconfigurando il giardino originale. Per quanto riguarda invece la villa, c'è cioè proprio la sede delle aule originali che avevano subito dei crolli, motivo per cui siamo intervenuti intanto a risanare tutti i problemi appunto di consolidamento di queste volte, e poi naturalmente abbiamo fatto il restauro filologico di tutta la facciata, ricostituendo l'intonico originale, che come vedete ha questo stile, diciamo, neoclassico rinascimentale, nonostante sia ottocentesco.